Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi andremo a fare un bel unboxing che sarà davvero un upgrade per la qualità del video in moto per i nostri motovlog. Questa sarà la base appunto di questo miglioramento e vedete già cos'è, una bella GoPro Hero 9. Andiamo a spacchettare ragazzi questa GoPro. Vi dico subito perché ho scelto la Hero 9, perché comunque rispetto alla Hero 10 costava un pochino di meno, quindi poi visto che dovrò andare a prendere anche il media mod e tutto, comunque volevo tenermi un po' basso, però a livello qualitativo diciamo che non è che è molto inferiore alla Hero 10, quindi ho voluto un po' risparmiare, però a mio avviso anche nel 2021 dovrebbe essere un bel acquisto. Quindi andiamo a aprire il pacchettino. Qua troviamo dentro i vari cavi, attacchi, batteria che dovrebbe essere bella grossa, altri attacchi. Ok, qua ci sono tutte le istruzioni e gli adesivini GoPro. E inoltre c'è la nostra action cam, bella bella grossa. Andiamo a vedere il peso con la DJI che ho adesso e devo dire che più o meno siamo lì. Magari poi andremo a vedere anche sul bilancino. Quindi andiamo a scartare tutto il pacchettino. Vedete qua non c'ha bisogno neanche dello scafandrino perché c'ha già gli attacchi incorporati. Adesso proviamo ad andare a mettere dentro la batteria. Andiamo a inserire la batteria. Vediamo se si accende. Ok ragazzi, si accende Hero 9 Black GoPro, vedete. Andiamo a selezionare la lingua italiano. Andiamo a scaricare l'applicazione, che è l'applicazione GoPro, che si chiama Quick. Quindi è bello perché c'ha lo schermino anche davanti e non è come comunque la DJI che bisogna poi andare a regolarlo e accenderlo. Ma quindi niente ragazzi, sono andato un po' a impostare tutto, la telecamerina, la GoPro, e sicuramente andrò a usarla insieme comunque alla mia vecchia action cam, ovvero la DJI Osmo Action. È un po' più grandina, però in teoria dovrebbe essere a livello qualitativo molto ma molto più alta. E andremo a vedere. Ho appena ordinato anche il media mod e questa magari andrò a metterla sul manubrio per creare comunque magari dei video diciamo con una doppia inquadratura, quindi non farò solo video con la inquadratura solita sul casco, ma penso che andrò appunto a implementare le inquadrature anche con la vecchia telecamera, visto che comunque ha un'ottima risoluzione anche questa. Quindi niente ragazzi, telecamerina che mi sembra davvero ottima. Sicuramente andremo a vedere nei prossimi video come andremo a migliorare la qualità. Sicuramente non andrò a recensirvela, visto che comunque ci sono tantissimi recensori più bravi di me a recensire roba tecnologica, però comunque ecco, vi
vi ho presentato questo upgrade alla mia attrezzatura video. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!